Allora, io voglio cominciare a fare alcune domande, insomma, no? Cioè, direi di fare, se ci riusciamo, ma credo di sì, perché insomma un po' di tempo lo abbiamo, soprattutto se poi riusciamo ad essere, diciamo, abbastanza sintetici nell'esprimere i concetti. Vorrei cominciare a fare delle domande. E vorrei cominciare con Lucio Saviani. Lucio Saviani è un filosofo, uno scrittore, uno dei... ti presento io. Ecco. È uno dei maggiori esponenti della scuola ermeneutica italiana. Insegna storia della filosofia estetica alla Sapienza di Roma. Ha scritto numerosi saggi su Derrida, Gadamer, Nietzsche. È stato tra gli ideatori, insieme siamo stati tra gli ideatori del Festival della Filosofia al Parco della Musica, che, insomma, quando c'era Goffredo a presiedere l'auditorium. E sul margine, come lui ama dire, del discorso filosofico ha collaborato con poeti, musicisti, artisti visivi. Ecco, allora, la tua percezione di quello che accade, no? Un po' in questa città, del fare cultura, del produrre cultura, ma anche la tua percezione di quello che la città è in qualche modo diventata, no? Perché non inizi a tracciare, a raccontarci magari quello che senti, che vedi, insomma, che Niente, pensi? allora io ho preso un po' di appunti, no? Anche a partire dagli appunti, dal testo che Igor ha preparato per noi. Io ho, in vista di insomma, un intervento del tipo che tu mi chiedi, ho segnato alcune questioni, parole, secondo me chiave, insomma, anche del tuo intervento che hai fatto adesso, e che uno è disorientamento. Disorientamento che io, insomma, poi proporrei di tradurre con disintegrazione, no? Disintegrazione. L'altro è, tu dici, storia della città a un certo punto, no? Cioè confrontarsi con la storia della città. L'altro che insomma, è presente in tutto il discorso che hai fatto è crisi. E infine fare cultura, come dicevi adesso. Disintegrazione, io ricordo che in un testo insomma, di tanti anni fa, Bertrand Russell, diceva, ma insomma, tutti quanti a interrogarci su che cos'è la felicità, che cosa bisogna fare per essere felici, insomma, è inutile fare voli così alti, eccetera. Qui si tratta di essere disintegrati o meno, cioè disintegrati o meno. Cioè, lui diceva, anche i termini che usi tu, no? Disagio, malessere, solitudini, violenze, no? Che nascono da queste solitudini, questo arcipelago di solitudini, no? In cui tu tracciavi un po' anche le traiettorie di questa città. E tutto questo, lui diceva, si traduce in disintegrazione, cioè quando non ci si sente integrati con il mondo che si abita e quindi nemmeno con se stessi. Ci si sente disintegrati, non in armonia con se stessi. È inutile quindi parlare di felicità, varie tecniche per raggiungere la felicità. Si tratta di integrarsi o meno con se stessi, innanzitutto. E quindi io proporrei di pensare anche in un termine un po' diverso a quel monito antichissimo, no? Che può essere anche quello che ci sta riproponendo Igor stasera, cioè conosci te stesso. Insomma, cerchiamo di conoscerci in questa città e conoscere la città, noi in questa città. Conosci te stesso
insomma, in greco c'è un verbo arcaico, antico, che non significa tanto quello che di solito si pensa, cioè abbi cura di te, indagati, cura te stesso, la tua anima. Significa cerca di capire che cosa vuoi. Cioè, questo conosci te stesso era scritto lì al tempio di Delfi, no? Apollo che dice conosci te stesso, ma in pratica lui si rivolgeva ai pellegrini e diceva: prima di chiedere, chi viene qua chiede qualcosa al Dio, no? Prima di chiedere e prima di avere il responso, tu devi innanzitutto conoscere te stesso per sapere che cosa devi chiedere, altrimenti sbagli domanda. Insomma, era una cosa molto più pratica. Conosci te stesso e prima di fare domande cerca di capire se è veramente la domanda giusta che stai per fare, ma per fare questo devi conoscere te stesso. E allora, secondo me, anche per parlare di quella bella immagine che tu ci proponi, il patchwork, no? Cioè il fare cultura, le proposte, anche le proposte, le richieste da parte di chi fa cultura, le risposte da parte delle amministrazioni, insomma, sembrano appunto un patchwork molte volte di buona fattura, però sostanzialmente senza disegno, no? Secondo me per evitare questo, o almeno per cercare di renderlo problema e cercare insieme qualche via di uscita, no? Di soluzione, è cercare di conoscere se stessi, cioè cerchiamo di capire prima di fare domande, no? Anche agli enti preposti per una politica culturale, prima di fare domande cerchiamo di capire noi qual è il nostro grado di disintegrazione, quali sono le cause di disintegrazione, per cui cercare di fare una buona domanda e dare anche l'opportunità di dare una buona risposta a chi ne ha appunto la responsabilità, chi è chiamato a rispondere alle nostre domande, alla nostra richiesta, alle nostre esigenze. E attualmente mi è capitato di parlare, accennavo l'altra volta, con amici artisti appunto che mi dicevano: ma attualmente siamo tutti quanti, dobbiamo presentare un sacco di domande, 40, 50, 60 pagine, riempire moduli per i bandi, le richieste, i parametri, entrare in un protocollo, in un numero, se il numero è giusto, se sto facendo appunto la domanda giusta. Tutto sommato noi abbiamo a che fare con una burocrazia che ci chiede di riempire dei moduli. Noi riempiamo dei moduli dovendo rispettare dei parametri, rientrare in certi parametri per poter chiedere un finanziamento, okay? E tutto sommato quello che ci è richiesto è proprio questo. Alla fine ci diranno sì o no se siamo rientrati in quel numero di pagine o di parametri. E mi dicevano questi amici, io mi ricordo che anni fa si poteva anche avere a che fare con dei politici che si assumevano anche la responsabilità, no? Di dire: qual è il tuo progetto? Mi piace questo progetto, portalo avanti, no? ti seguo, faccio in modo che mi piace questo progetto, ci metto anch'io la mia responsabilità nella tua responsabilità a proporre. Ora invece è un quasi fuggire da ogni responsabilità. Io non ho responsabilità per il progetto che tu mi presenti. Se rientra in un certo numero, in una certa cifra, in un certo protocollo, cioè, allora va bene, altrimenti no. Ma non è che insomma io abbia qualche, no, merito o demerito in questo. Allora, secondo me, se proprio vogliamo, adesso se c'ho ancora qualche minuto, poi sì, dimmi tu, perché io mi sono preparato diverse cose. Sì, se riusciamo magari poi facciamo un secondo giro. Allora io allora mi fermerei qua, cioè sul senso del fare cultura, no? Tu dicevi alla fine
Fare cultura, noi lo sappiamo che significa fare cultura, cioè coltivare, no? Significa proprio coltivare, significa coltivare anche speranze, coltivare dei sogni, coltivare l'humus proprio delle proprie radici, la propria città. Per cui, per questo, città, cultura, politica, tutto sommato hanno lo stesso significato, hanno la stessa storia, anche lo stesso destino, no? Fare città, fare polis, fare politica, fare cultura è prendersi cura delle proprie radici, coltivare queste radici che spesso sono anche rampicanti, sono volanti, bisogna anche saperle afferrare, riconoscere. E però attualmente credo che in una città come Roma, nello scenario che tu meglio di me disegnare, insomma, questo scenario è uno scenario di non abitanti, cioè il senso dell'abitare, il senso dell'aver cura, no? Del coltivare. Probabilmente molto spesso siamo costretti a essere residenti più che abitanti, no? A stare insieme in un posto, a stare in un posto, ma non ad abitarlo. E probabilmente allora quello che noi dovremmo, insomma, cercare nei nostri incontri, no? di capire è come ridare un senso a questo fare cultura, che significa proprio prendersi cura di sé, no? Conoscere se stessi per coltivare il mondo in cui si abita e non in cui si risiede, insomma, disintegrati o isolati, come tu dicevi, no? Le solitudini che stanno insieme. Grazie.